Buongiorno, cara. Ti ho spaventata? Buongiorno, scusa. Sì. Che paura, è già ora di pranzo? No. E tutta questa abbondanza? Ah, no, ti ho preparato una colazione all'americana. Uova strapazzate, pancetta, pane tostato. Sì. A quest'ora? Non mi sembra una buona idea. Ah, vedrai che ti abituerai. Grazie. Dormito bene? Sì, beh, era come... E sembrava di stare sulle montagne russe in realtà. È vero. Un sonno movimentato, però bello. Ti sta squillando il cellulare? Sì, sì, lo tengo qui. Ah, e... Che squilli? Sì? Sì. Non rispondi? Non importa, di solito a quest'ora sono promozioni, non lo so, assicurazioni sulla vita, e vendita di case, non lo so. Di vino? Beh, sì, anche a me chiamano per vendermi un po' di tutto. Esatto, e visto che non so dire di no, allora preferisco non rispondere, perché altrimenti finisco sempre per comprare qualcosa. Bene, ora ti preparo il bagno, con i sali e gli oli, così grazie. Ti puoi rilassare. Fantastico, grazie. Salve, sono Nicolas. Mi scusi tanto, sto correndo, corro, ma sono in ritardo, cosa le serviva? Ah, perfetto, devo portarla al club, bene, e... Vengo a prenderla subito, d'accordo? Arrivo a tra poco, certo. Che disastro, e ora... Nini, è pronto. Bene. Ti ho versato i sali, così puoi farti un bel bagno rilassante. Ah, il bagno, no, devo uscire di corsa, è una questione molto urgente. Dove vai? Ah, il fatto è che devo cercare un lavoro. Ah. E avrei un colloquio e non voglio arrivare tardi. Non mangi, è la colazione. No, no, non importa, oggi salto la colazione, ho il colloquio di lavoro e se arrivo tardi faccio una figura orrenda, ci vediamo. Aspetta, dopo. Nini, ma dove vai? Esci vestita così. No, no, era uno scherzo, ora vado a cambiarmi. Divertente. Sì. Non sono riuscita a dormire stanotte. Evidentemente la storia di Chama mi ha sconvolto più di quanto immaginassi. Perché sul lavoro non bisogna lasciarsi coinvolgere dall'emotività. Io ho dormito come un sasso. Non avevo dubbi, Orazio. Tu sei un insensibile senza cuore. Buongiorno. Buongiorno. Ho portato delle brioche per tirare sui morali. Ah, che bella idea. Ne prendo subito una perché ho tanto bisogno di consolarmi. Sono fantastiche. Io invece sto benissimo, ma è stata meglio di così. In realtà già mi pregusto una giornata in compagnia di Nicolas, però è meglio predisporre l'animo alla gioia con qualcosa di dolce, no? Ah, io invece non ho bisogno di scuse per godere di qualche grasso in eccesso. Carmen, scusami, non è che per caso hai visto quella testa vacata del mio pronipote? Se l'avessi visto farei colazione con lui, perché me lo chiede? Non è tornato a dormire. Nini mi aveva detto che mi avrebbe dato una mano. Insomma, non è stato di parola. Come? Non ha dormito qui. E dove ha dormito? Avete visto mio fratello? No. Non era con te? No, quando mi sono svegliato non c'era. Non ha lasciato neanche un biglietto. Non so dove sia. Che sta succedendo qui? Nessuno ha dormito nel proprio letto. Lupe, a lei cosa gliene importa? Piuttosto pensi e si preoccupi della sua vita, no? Cerca di non interrompermi. Ricordati che hai dei doveri verso di me. Ancora? Ciao. Ciao. Brioche? Beh, è finito tutto bene. Con Zoe siamo tornati ad essere amici. Bene. Che carino. Anch'io sono contento comunque. Perché? Ma perché ieri notte ho chiesto al mio mago interiore una certa cosa e mi ha risposto. Ma che dici? Quale mago interiore? Buongiorno, ragazzi. Come va? Bene. Ciao, ciao papà. È un bel giorno per me. Peccato che Nini non sia qui. Nini. Non le puoi parlare, così ritorna, come hai fatto con la mamma di Zoe. Non è così facile. La verità è che non so dove sia Nini e non saprei neanche come comunicare con lei. Martin ci deve raccontare un'esperienza soprannaturale che ha appena avuto. Sì, dai, raccontaci di questa esperienza soprannaturale. Niente, ho riflettuto molto a lungo e ora so cosa voglio fare nella vita. È un'ottima notizia per iniziare bene la giornata. Temevo volessi abbandonare gli studi. Sì, certo, voglio studiare. Bene. Anche seriamente. Molto bene, questo è mio figlio. Che cosa vuoi fare? Dimmelo. L'insegnante di educazione fisica. Cosa? Sono arrivato, eccomi, sono qui. Nicolas, dovresti entrare in ambasciata senza gridare in quel modo. Chiedo scusa, ma volevo dire all'ambasciatore che sono arrivato e che sono a sua completa disposizione. Non è questo il modo di entrare qui dentro, sì, ok? Sì, ho capito. Che ci fai con quello? Con cosa? Quell'anello, Nicolas, che significa? Che significa? Perché ho quest'anello? Certo, è strano, visto che è un anello da donna, non dovrei portarlo. Te lo chiedo perché è l'anello che mi ha rotto il dente, quello che Victor ha comprato per tua cugina. Perché ce l'hai tu? Rispondimi. Ah,
è vero il suo dente, le hanno già messo il perno. Non cambiare discorso, perché hai quell'anello, Nicolas. No, beh, ecco, proprio così, è l'anello che Victor voleva regalare a mia cugina, esatto, verissimo. E siccome non sapeva come farglielo avere, mi ha chiesto se potevo custodirglielo. Così e... lo tieni tu? Sì, perché avevo paura a lasciarlo al nonno, insomma, magari entra qualche malintenzionato e lo fa... E che cosa vuoi fare? Hai intenzione di portarglielo personalmente? No, o... no, non c'è fretta, glielo darò quando torna. Ah, quando torna, perché lei pensa di tornare qui? No, no, per ora no, può stare tranquilla, sì. E perché non dovrei esserlo, spiegami? Per caso Nini ti ha detto qualcosa per cui non dovrei stare tranquilla? No! No, mi ha detto che in realtà ultimamente stavate cominciando ad andare d'accordo e che le ha confessato che voleva andare via. Sì, sì, è vero, che peccato. Chissà, magari potremmo essere amiche in una vita, sì, giusto? Ma adesso non è possibile. Sicuro. Allora, come va, tutto bene, Selina? Che cos'è questa domanda fuori luogo, eh? Oh, mi scusi. Perché, vede, Nini ogni volta che mi chiama mi chiede come sta Lupe, come sta Orazio, come sta Angelo, come stanno tutti. E alla fine mi chiede come sta lei. Beh, dille che sto molto bene e che cerco di recuperare il tempo perduto. Mandale un bacio e spero che sia felice come lo sono io. Bene, lo farò sicuramente. Dimmi cosa c'è di male a studiare educazione fisica, qual è il problema? No, nessuno, non c'è nessun problema. Pensavo solo che avresti scelto un'altra professione. Il diplomatico, certo. Vuoi no, che segua le tue ore? No, figliolo, no. Ci sono tante facoltà universitarie, ingegneria, economia, medicina, tante altre. Perdonami se ho deluso le tue aspettative, ma non mi interessano. D'accordo, ma non è questo il punto. È che, sinceramente, io credo che tu lo faccia perché ce l'hai con me. Non è così? Non devi pensare di essere al centro del mondo. No, questo lo so. Te lo dico perché non voglio che tu sia precipitoso. Hai tempo per pensarci, non avere... Non sono precipitoso, il fatto è che voglio fare questo. Io non sono un diplomatico, non sono un grande pensatore, non sono tagliato per questo lavoro. Dai, papà, se gliel'ha detto un mago è così. Non intrometterti. I litigi non mi piacciono. Ma non stiamo litigando, perché io del mio futuro faccio quello che voglio e su questo non si discute. Certo, è vero, è il tuo futuro, quindi decidi tu. Il punto è che io ho il diritto di esprimere la mia opinione sul tuo futuro, capito? Hai tutto il diritto di avere le tue opinioni. Finisco la colazione in camera. No, tu rimani qui perché non abbiamo finito di parlare. Cercherò di essere più chiaro, così forse capirai. Perché ancora non ti è entrato in testa che finché vivrai in questa casa dovrai osservare alcune regole, specialmente con me. Mio fratello e io siamo cresciuti così, da soli. Eri un ragazzino, sarà stato difficile. Sì, molto difficile, ma... In realtà, quando vuoi fare qualcosa, non devi chiedere il permesso a tua madre o tuo padre. No, no, infatti, questo è ovvio. E tu? Anche tu sei molto libera, vero? Mm-mm. Per fortuna, mi mantengo da sola e sono autonoma e decido della mia vita. Ed è quello che vuoi? Sì. Ah, sì, all'interno di questo gioco ad incastro ho scoperto l'amore per il disegno. Vuoi vedere? Dai, te li mostro. Sì. Vieni. Guarda. Questo qui l'hai fatto con Martin l'altro giorno? Sì. Che te ne pare di questo? Sì, ti è venuto bene, peccato per il modello. Dimmi, qual è il problema? Che cosa c'è tra te e Martin? Cosa c'è tra te e Martin? No, niente, non c'è niente, siamo solo amici. Noi no, non c'è amicizia tra noi. Ma frequentate le stesse persone, qualcosa in comune dovete averla. Sì, lo so, ma questo non c'entra. A me le persone piacciono o non piacciono. E lui non mi va proprio a genio. È che voi ragazzi vedete le cose in modo completamente diverso. Perché dici voi? Che significa voi? Credi che faccia parte di un branco, per caso? No, però sei qui soltanto da 10 minuti e vuoi sapere tutto di me. Voglio conoscerti. Che fai stasera? Un gatto. E tu che cosa ci fai qui? Da dove vieni? Stai bene? Ninjo! Oh, Adelfa! Questo latte per chi è? Questo latte è per il mio gattino, sì. Ma come sarebbe? Sì, esatto, per il mio gatto Arturo, sì. Ah, ma allora... Più o meno, ecco. Come più o meno? È la reincarnazione del mio gatto Arturo, mi spiego? Cosa? Sì, sì, è una storia molto lunga. Ma le chiedo una cosa, Nicolas. Per favore non ne parli con nessuno, perché la signorina Selina si è già accorta della sua presenza e ha detto che l'avrebbe buttato fuori a calci. Non dirò nulla, tranquilla. Ma questo gatto non può rimanere qui. Immagini se lo vedesse Otto. Ah, è vero.
Non ci avevo pensato. E poi anche nella pensione mi impediscono di tenere con me gli animali. Non so proprio come fare. Lui mi è venuto a cercare da lontano per restare con me. Non posso. Ma quale lontano? È un gatto di strada. Non mi prende in giro. No, andiamo. No. Mi è cercata. Veramente non posso abbandonarlo. Non posso lasciarlo per strada. Magari, no. La prego, lei potrebbe trovarmi un posto. No. Non so. Oh, piccolo rifugio. Perché non lo sistema lei? Sì? Non lo so. Dove? A casa di qualcuno. Beh, io conosco una persona che è molto... buona, una persona comprensiva, che non fa storie, che si può prendere cura di un animale e può dargli un po' di amore e una casa. Dice sul serio, Nicolas? Può darsi, Adelfa, può darsi. No, non so come ringraziarla. Lei ha un cuore d'oro, un gran cuore d'oro. Qualsiasi cosa, può chiedermi qualsiasi cosa, Nicolas. Grazie. Bene, piano. Grazie davvero, Nicolas. Perché? E adesso come faccio con te? Cercavo proprio te. Ah, sì? Beh, dove hai passato la notte? Che ti importa? Mi importa perché Nicolas non ha passato la notte nell'ambasciata. Magari è stato con te. Che te l'ho detto? Sei innamorata, guarda come reagisci. Reagisco come voglio e non devo giustificarmi se reagisco, se sono innamorata o non sono innamorata. Tesoro? Cucciolotto! Volevo salutarti un bacetto. Beh, con me non devi giustificarti, però con lui sì. Non essere velenosa, Carmen, e pulisciti i baffi prima di parlare. Scusa, giustificarsi per cosa? Oh, giustificarsi per il modo in cui ha reagito quando le ho detto che Nicolas non ha passato la notte all'ambasciata. Come, scusa? Non ascoltarla, è solo invidiosa, sta facendo il possibile per farci litigare perché mi odia, no, lo sai? No, l'altra volta ci ha aiutati affinché ci rimettessimo insieme. Tu sei stata un'eccezione, la devo sopportare tutto il giorno. Ti amo, mi credi, ti amo, mi credi. Ma certo che ti credo, con tutto quello che abbiamo passato abbiamo imparato qualcosa. Ti credo. Io ho fiducia in te. Adesso torno al mio lavoro. A dopo. Ciao. Pensami, ti amo tanto. Ciao, amore mio. Già mi manchi, amore. Mi manchi, amore. Ma quale amore? Ma per favore. Carmen, questa volta ti sei salvata, ma la prossima volta me la paghi. Oh! Guarda come tremo. Non sottovalutarmi, perché potrei anche renderti la vita impossibile. Tu? E con quali armi? Con quelle che trovo. E se non le trovo, me le invento. Sappi, ragazzina, che io non sono una che si tira indietro. Benissimo, così il confronto è alla pari. Nemiche. Nemiche per la pelle.